della parrocchia, di ogni parrocchia, ma in particolare della parrocchia di Brancaccio, che ha delle vaste sacche di povertà, povertà da un punto di vista economico, povertà anche da un punto di vista culturale. Sono parecchi, per esempio, nella zona, ragazzi, adolescenti, giovani che sono analfabeti, che non sanno neppure mettere la firma. Alcuni non sono andati assolutamente a scuola, altri hanno incominciato e poi hanno lasciato e sono analfabeti di ritorno. Cristiani, arrecoglietevi! Venite, che vi conto una storia! Signori accorsi in questo luogo, questa è la storia di un cristiano, un parrino che io, un giorno non qua e te, avremmo chiamato Brancaccio. E a Brancaccio, il suo parrino, io sono un muro, ne sono un altro, essere mura a diventare un luogo. Un centro che raccoglieva i piccirilli, non i piccirilli potevano giocare al pallone, non i cristiani potevano travagliare, cristiani che non avevano manco mangiare. Nella chiesa di San Gaetano, un parrino, stiamo parlando di Don Pino,